Alle 21 si apre la scatola, chi è dentro aspetta da mezzo secolo di venir fuori alla luce giallognola per raccontare storie economiche. Il teatro, guardate che spettacolo. Io credo che il teatro sia un posto alquanto sicuro, proprio come il cinema, proprio come la chiesa, sì. Solo che al cinema e in teatro non si può entrare, in chiesa sì. Lì il distanziamento è previsto. Allora, qual è la differenza? La fede? Ma perché? La gente che va in teatro non ha fede? Non crede al difficile sforzo che un regista compie nel rappresentare emozioni comuni? E poi la voglio dire tutta. Io ho così tanta fede nel cinema e nel teatro che addirittura pago. Eh sì. Quindi la risposta sostanziale a tutto questo è semplice. La fede non ha limiti. La fede è libertà. La libertà non è uno spazio libero. Libertà è partecipazione. Vorrei essere libero, libero come un uomo. Come un uomo che ha bisogno di spaziare con la propria fantasia e che trova questo spazio solamente nella sua democrazia. Questo è il 12° decreto che modifica il Presidente del Consiglio. Queste restrizioni che stanno danneggiando tante attività commerciali, ma in maniera particolare il cinema e il teatro. Ecco, lei avrebbe modificato qualcosa di diverso? Immagino di sì. Assolutamente sì. Credo che il decreto sia andato a penalizzare forse la categoria, e parlo del cinema e del teatro, che ha avuto meno contagi in assoluto in Italia. Su milioni di presenze si parla di un solo contagio e francamente ci viene difficile da capire per quale motivo sia stata imposta la chiusura dei cinema e dei teatri. Sospese tutti gli eventi nei cinema, nei teatri. Io credo che il controllo più importante che un governo capace doveva fare era al di fuori delle strutture, perché i veri assembramenti sono per strada. Ho chiuso le finestre. E sono soprattutto i ragazzi. Quindi più che all'interno delle strutture di qualsiasi tipo, la concentrazione dei controlli andava fatta per strada. Noi chiuderemo tutto. Noi abbiamo delle strutture che sono tra l'altro anche vicine a noi, che frequentiamo, e il controllo e il rigore che hanno assunto anche loro nel rispetto delle normative, delle norme anti-Covid, è stato ben preciso. Ha pianto? Sì, vabbè, sì. Ma la cosa più bella, e soprattutto io parlo anche per quanto ci riguarda sia per il teatro che per il cinema, è lo stesso pubblico che arriva già educato, tra virgolette, a rispettare le regole. Perché sono loro stessi che chiedono il distanziamento, come viene fatto. Il mio grazie va a tutti voi che state rispettando le misure che il governo ha adottato. Non si è tolta la maschera un solo momento! L'utilizzo della mascherina anche durante lo spettacolo. Sti cazzi. La misurazione della temperatura. La comperca. Il gel all'ingresso. Cioè, sono cose che è lo stesso pubblico che ti chiede. Noi vogliamo sapere per andare dove dobbiamo andare. Per dove dobbiamo andare. In questo momento non lo so neanche io. Immagino il pubblico del teatro è il pubblico più serio in assoluto. Quindi viva il teatro, viva il cinema, viva la libertà. Assolutamente, questo che ci duole. Il non dare la possibilità a noi stessi di essere liberi, perché questa chiusura è un'offesa alla libertà. La libertà non è stare su un albero, non è neanche il volo di un moscone, la libertà è
spazio libero, libertà e partecipazione. La libertà non è star sopra un albero, non è neanche il volo di un moscone. La libertà non è uno spazio.